Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Chi voglia approfittare del Fonte di Ognissanti per una mini vacanza, meglio si allontani dalla Lombardia. Già da stasera la nuvolosità sarà in aumento e nel corso della giornata di sabato arriveranno le prime piogge. Tra domenica e lunedì 1 novembre si avrà la fase più acuta di maltempo, con piogge ininterrotte, molto intense sulle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Alto Milanese. I fenomeni cominceranno ad attenuarsi dalla tarda serata di lunedì. Per il ritorno del sole si dovrà attendere fino a mercoledì. Trasloco e tagli del personale alla Bausch + Lomb di Macherio, colosso famoso per la produzione di lenti a contatto e soluzioni. Una quindicina di giorni fa l'azienda ha avviato le procedure di mobilità per 25 dipendenti. 50 impiegati di Macherio invece si dovranno trasferire in questi giorni a Vimodrone, dove l'azienda ha appena acquistato dei nuovi uffici. Rimarrà invece in Brianza la produzione e qui sarà mantenuta la sede legale e amministrativa della Bausch + Lomb Italia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Brugherio hanno arrestato un peruviano domiciliato in città, con l'accusa di aver commesso un furto a lentate sul Seveso e con il sospetto fondato che sia responsabile anche dei 6 colpi messi a segno nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale cittadino Kennedy. L'uomo, classe 1978, si trova ora in carcere a Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato una trentina di borsette e una quindicina di portafogli. Da oggi tutti i CAP della provincia di Monza e Brianza cambieranno. Il CAP è un elemento fondamentale per il trattamento automatico della corrispondenza. Per identificare i vari comuni della nuova provincia sono state assegnate 55 nuove numerazioni, a fronte delle 20 nuove attualmente utilizzate nell'ambito della provincia di Milano. Poste Italiane sta distribuendo in tutti gli uffici postali, amministrazioni locali e centrali e le principali istituzioni delle zone interessate un opuscolo che illustra le novità. I vecchi CAP resteranno comunque in vigore per i prossimi 6 mesi. Ci sono famiglie di Calderara costrette a girare per casa con la mascherina sanitaria. Gli abitanti del 18 di Via Chopin stanno adottando questo espediente di sicurezza per proteggersi dalle particelle di amianto che si staccano dai tetti del palazzo e che inevitabilmente vengono respirate da tutti. In questi anni è stata segnalata la presenza di fibra killer sul tetto dell'amministratore di condominio, ai vicini di casa, ma anche al comune, che è proprietario di alcuni appartamenti dello stabile. La verifica delle condizioni del tetto è stata fatta nel 2007, ma il condominio deve ancora avviare lo sbaltimento. Le previsioni del tempo per domani, sabato 30 ottobre. Domani il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, precipitazioni assenti fino al tardo pomeriggio, poi deboli sui settori occidentali, temperature minime in lieve aumento intorno ai 5 gradi e massime in diminuzione intorno ai 14 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento per martedì, un buon weekend a tutti.